Amici e amici, bentrovati. 29 novembre 2015, una data importante per Enzo Calliego. Perché? Perché sono trascorsi 16 anni dal cedimento di un tratto di strada, la via Nunzio Morello, dove lui ha l'attività, una falegnameria. Abbiamo ripercorso nel corso di queste trasmissioni un po' la vicenda, una vicenda che oggi cammina da sola. La procura, vari tribunali hanno un po' tutti i fascicoli anche a seguito dei procedimenti che sono stati avviati. Oggi ritorniamo a parlare di questo argomento. È naturale, però, visto che siamo partiti da una data che ancora deve venire, il 29 novembre 2015, 16 anni da questo crollo. Nel frattempo sono state 4 le amministrazioni che in città hanno dovuto affrontare, come ci dirà Enzo, questo episodio, questo fatto: l'amministrazione Leoni, Accardo, Valvo e Bonfanti. Io inizierei proprio con l'amministrazione Leone. Siamo nel 1999, quando si verifica questo crollo. Ti invito sempre ad essere un po' cauto e tranquillo nei pensieri, perché non vorrei che qualcuno magari potesse vedere un intervento contro. Noi siamo sempre disponibili anche a sentire le altre campane, ma ora è giusto che ti dia la parola. Ma se qualcuno dalle interviste precedenti che ho fatto vorrebbe replicare, ben volentieri, io non ho scrupoli di coscienza, le carte parlano da solo, per cui quello che io ho detto in precedenza e ancora continuo a dire altre novità che ci sono in corso, sono sempre le carte. Poi se qualcuno ritiene per la sua tutela di diritto querelarmi, lo può fare ben volentieri. Caro direttore, lei ha detto giusto, se vogliono replicare, ma comunque se denuncia devono fare, la devono fare a me. Allora lei mi dice di Leone. Allora io posso dire una cosa: con la prima amministrazione Leone, io parlo Leone nel senso di quando era sindaco. Posso dire che Leone, diciamo, ai fini di sindaco era un sindaco che bene o male ha amministrato. Cioè, chiaro, poi è successo il mio evento, era lui che doveva decidere all'inizio quello che doveva fare, anche se poi dopo qualche anno il suo mandato è finito. Però posso dire una cosa importantissima su Leone: che ci sono delle diatribe con le varie amministrazioni che si sono succedute, cioè Accardo, Valvo e oggi Bonfanti, che ancora addirittura la più peggiore, diciamo, amministrazione è quella di Bonfanti, che si aggrappa, diciamo, a una situazione che ancora vogliono sostenere con il suo legale di fiducia esterno, addirittura che la strada dicono che è privata. Beh, lascia il tempo che trovo, perché già ho dimostrato, la procura, come ho detto in precedenza, aveva già anche la procura dimostrato che la strada è pacifica ed è del demanio ed è del comune. Hanno voluto, diciamo, un po' mistificare le carte, ma non riescono, che le carte parlano. Posso dire che l'amministrazione Leone, nel suo poco tempo che aveva, ha ben precisato questa situazione della strada, perché diede mandato all'ingegner Favaccio, all'epoca, oggi dirigente, ma all'epoca non c'era la dirigenza, era un funzionario ingegnere del comune, per cui giustamente non espropriava le aree della via Nunzio Morello, ed è agli atti, c'è un progetto del 1999, prima del crollo. Espropriava solo la parte sotto della strada, che giustamente, ma addirittura con le mie ricerche si è scoperto anche in una delibera di cui il buon avvocato Balsamo, principe del foro di Siracusa, è una delibera del 1982 dove insiste la fognatura pubblica di questa via che attraversa la strada, sotto il terreno e anche la strada, che poco tempo fa hanno fatto dei lavori proprio per quello che è successo, che ancora c'è il pericolo per la pubblica incolumità, cioè la Saiotto ha fatto dei lavori, che addirittura
ha diretto questi lavori il giorno della lauretta, e anche lui, se non vado errato alle carte giustamente che io ho letto, è stato anche interrogato dalla procura, anche lui stesso ha dichiarato che la strada era all'epoca del passato pubblica, giustamente, e lo è a tutt'oggi. Io non capisco, ma c'è, cioè, importante una cosa dire, nel Leone, un documento scritto che io posso far vedere, è sbagliato dire che la via Nunzio Morello non comunichi con la pubblica via, è una strada pubblica a tutti gli effetti, dicendo anche, ma se per caso non si trovano carte al comune del demanio, ma comunque dopo tanti anni la strada è pubblica. Ora, giustamente, perché questa amministrazione sostiene dando un incarico, giustamente, che è privato? Allora, se vogliono ancora continuare, continuo. Anche se nella sentenza di secondo grado, in appello che io ho avuto, ha detto ben preciso che loro hanno questa sentenza, perché mi hanno pagato anche le spese legali e sanno che hanno perso di primo e secondo grado. Lo dice anche la Corte di Appello di Catania, che il Comune è responsabile dei danni che hanno cagionato, non solo, ma è anche responsabile perché la strada era sua e doveva subito intervenire. Allora non capisco questa amministrazione perché ancora si osteggia così ostile a non fare questa strada. Io giustamente non voglio rimproverare il buon sindaco Corrado Bonfanti, perché io ho detto sempre, l'ho detto tempo fa anche in faccia, come Corrado Bonfanti è una squisitissima persona, ma come sindaco, direttore, me lo lasci dire, cioè non è un sindaco che possiamo noi avere in una città, perché un sindaco, quando non capisce un problema di un'impresa che era il fiore all'occhiello della città di Noto, e giustamente ad oggi ancora non si risolve il problema, cioè questo io non lo so perché non lo vuole risolvere, ma addirittura dà incarico dove lui si ravvede dopo tanti anni, prova ne sia, c'è una delibera della sua giunta dove effettivamente dichiara che c'è un danno all'ente di una causa civile che in precedenza già ho detto, e addirittura la parte contro lo dichiara anche che effettivamente da un lato c'è il danno che hanno combinato, dove io dicevo e attualmente possibilmente c'è una truffa, ma quando allora, io... È saltato da Leone a Bonfanti, però io vorrei sapere nel mezzo, anche perché lo ricordava Raffaele Leone, l'evento del cedimento del tratto di strada si è verificato a novembre del 99, aprile 2002 non c'era più Raffaele Leone. Si insedia Michele Accardo, dura fino al 2006, nel 2006 si insedia Corrado Valvo, dura fino al 2011. Ecco, cosa è successo? Io sarò molto chiaro. Allora, con Michele Accardo, a me dispiace dirlo, con l'avvocato all'epoca sindaco Michele Accardo, ci fu un incontro con i miei legali che voleva fare una transazione perché lui stesso ha riconosciuto che la strada era pubblica, anche perché il buon avvocato Michele Accardo, all'epoca sindaco, era in una delibera del passato, mi sembra del 1982-83, era assessore ai lavori pubblici, di cui le carte, addirittura c'è anche il collaudo della via Nunzio Morello che è agli atti, dove lui era firmatario di una delibera, per cui giustamente si meravigliò, e allora abbiamo cercato di fare una transazione. Purtroppo andò a vuoto perché giustamente quello che lui ci offriva come ristoro era ben poco, per cui giustamente alla fine noi abbiamo proseguito la nostra causa. Poi, come Valvo, ha portato una procedura avanti, giustamente, perché è chiaro, c'è che susseguirsi dell'amministrazione, ma il buon Valvo giustamente ha fatto poco e niente, o forse perché non conosceva i fatti, o forse perché giustamente la procura era intervenuta, ma comunque sia, non ha fatto niente per portare, so solo che giustamente tra i dirigenti che ruotavano attorno alla sua amministrazione hanno persino dichiarato che dovevano fare un atto pubblico con i morti, prova ne sia, e agli atti dei documenti che io posso farvi vedere, come già ho detto in precedenza. Ma la cosa che ancora, caro direttore, voglio dire è un'altra. Io già ho preparato un'altra denuncia, una già l'ho presentata settimana scorsa, nei confronti dell'avvocato Balsamo e della figlia, perché non si può sopportare, non so se il sindaco Bonfanti gli ha dato l'incarico legale come esterno per costituzione di parte civile contro di me, oppure per fare una persecuzione nei confronti di mia moglie, fare investigazione, addirittura perseguito mia moglie e mia figlia, vengono qua a trovarmi in questo immobile, gli fa fotografie, cioè che vengono sulla macchina, non capisco il perché, e su questo io farò
le mie determinate situazioni contro di lui, contro di lui. E giustamente poi dovrà spiegare, giustamente l'avvocato Balsamo, che giustamente lui sostiene che io entro in officina, ma io entro in officina che lì c'è un corridoio che io ho l'accesso per venire in questi immobili perché non è oggetto di ordinanza di sgombro. E questo perché giustamente mia moglie arriva con la macchina e mia figlia con lo scooter e lui li fotografa addirittura quando scendono, perché è furbo, e ha fotografato anche me, ha fotografato davanti alla porta dell'officina, perché io ogni tanto purtroppo, essendo ormai che non si può lavorare, accedevo così diciamo per prendere la porta se c'era qualcos'altro. Dopodiché giustamente me ne andavo qui sotto, perché qui non si può solo lavorare, come bene si vede diciamo dalle vostre riprese, non c'è né attrezzatura né niente, questa era solo una sala di verniciatura e il magazzino, il deposito, come sempre attività artigianale. Ora giustamente voglio dire, il sindaco non ha capito una cosa. Allora ricordo ben benissimo quando nella sua campagna elettorale, fine diciamo della campagna elettorale, disse una frase, a me piaceva: questo comune non può essere amministrato solo di avvocati. Vero è, caro sindaco Bonfante, non può essere solo degli avvocati, ma è anche vero che la devo smentire su questo, perché puro caso giustamente lei con la sua testardaggine ad oggi ancora valla una situazione nei miei confronti sulla strada che è privata dando incarichi, quando invece all'epoca il buon avvocato Leone, sindaco di Noto, dichiarò che la strada era pubblica. E allora, caro sindaco, la finisca su questo. Siamo alla fine. Ancora una volta Enzo Galliego ha fatto i nomi di avvocati e di persone. Noi diamo la possibilità, senz'altro, a coloro che vogliono di poter replicare. Sappiamo che trattasi di una complessa vicenda, sappiamo che ci sono dei procedimenti che vanno avanti in tribunale, ma siamo aperti anche ad altri contributi, a sentire anche altre voci, altre fonti. Grazie a Enzo Galliego. Grazie a chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni. Grazie a lei direttore, grazie al regista per l'opportunità datami.